Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Conosciuta per il suo sorriso totale, ora Antonella Clerici è triste, nemmeno Vittorio Garrone riesce a consolarla, ma cos'è successo? Da anni è la fedele compagna di milioni di telespettatori sui canali Rai. Prima con La prova del cuoco, poi con È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici è riuscita a farsi benvolere dagli italiani. Anche durante il periodo complicato del Covid, è stata sempre al loro fianco. Durante la puntata del 18 maggio la celebre conduttrice Rai è scoppiata in lacrime visto che ha voluto dedicare alle vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna: "Abbracciamo virtualmente tutti gli amici della Romagna". Mentre stava guardando alcune immagini del disastro, non ce l'ha fatta a trattenere le lacrime. La genuinità ed umanità di Antonella hanno sempre fatto la differenza, ed ha sempre avuto interesse nel dimostrare attaccamento ai numerosi problemi che gli italiani affrontano ogni giorno. I telespettatori da casa l'hanno sempre apprezzata proprio per questo suo modo di fare davvero passionale nell'affrontare il proprio lavoro. Antonella Clerici, cambia improvvisamente umore, nemmeno il compagno gli fa tornare il sorriso. Un momento davvero particolare per la celebre conduttrice Rai, Antonella Clerici, che è stata colta di sorpresa da una notizia che le ha fatto perdere in un attimo il sorriso che da sempre la contraddistingue. La notizia dell'alluvione in Emilia-Romagna ha dato uno scossone a tutti gli italiani, ed anche i VIP e conduttori come la Clerici hanno sentito il peso e la tristezza di questo momento difficile. Come svelato dal settimanale Nuovo, Antonella Clerici è stata immortalata a Portofino insieme alla sua dolce metà, il compagno Vittorio Garrone. Espressione triste ed infelice per la conduttrice della Rai, un momento delicato che ha condiviso con Vittorio Garrone. Tra i tanti impegni lavorativi, la Clerici è riuscita a trovare un momento per vivere un attimo in compagnia del suo compagno, che ha sempre rivelato di essere il suo sostegno. Ancora una volta Vittorio è corso in suo sostegno per risollevarla dallo stato d'animo non proprio al top. L'ha accarezzata e baciata toccandole i capelli per un momento di assoluta intimità e tenerezza. I due stanno insieme dal 2016 e si sono recati a Portofino per festeggiare in compagnia il compleanno di Vittorio. Come riportato dal settimanale Chi, erano presenti entrambi le famiglie, forse una prova per il matrimonio. Il loro amore è scoppiato grazie alla dietologa che i due avevano in comune, che ha organizzato l'incontro sorpresa. La Clerici ha voluto così fargli una dedica anche sul suo profilo Instagram: "Auguri amore mio, con te la vita è sorrisi, complicità e gioia". Più 57. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.